A circa 10 giorni dalle elezioni tedesche del 24 settembre, la cancelliera tedesca Angela Merkel ha tenuto un discorso a un vertice dell'Unione Cristiano-Democratica, il partito da lei presieduto, e dell'Unione Cristiano-Sociale, storico alleato bavarese della CDU a Rosenheim, in Baviera, nel sud della Germania. Nel suo intervento la leader tedesca ha attaccato i suoi oppositori politici, sostenendo che intendono redistribuire il denaro pubblico senza produrre niente. Meine Damen und Herren! Sie merken, es ist sehr wichtig, dass wir wirtschaftlich stark sind, dass wir ein sicheres Land sind, um auch ein sozial gerechtes Land zu sein. Es gibt in diesem Wahlkampf viele Parteien, die sprechen nur darüber, wie man etwas verteilt. Die sprechen aber wenig darüber, wie man etwas erwirtschaftet. La cancelliera corre per un quarto mandato. Secondo gli ultimi sondaggi, la sua unione CDU-CSU mantiene al momento un ampio margine di vantaggio, circa 15 punti, sui diretti inseguitori socialdemocratici. La AfD, Alternative für Deutschland, estrema destra xenofoba ed antieuropeista, è accreditata attualmente sotto il 10%, in grado tuttavia di superare comodamente la soglia di sbarramento del 5% per entrare al Bundestag.